esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più curl. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Non sollevare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non piegare i polsi durante il movimento, tieni le mani in linea con gli avambracci. Prossimo esercizio. Rotazioni del busto più pugno. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. Non muovere le gambe durante la rotazione, mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non muovere le braccia troppo velocemente per evitare problemi alle spalle. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Side step jack. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più rotazione delle braccia. Tre, due, uno, via! Fai attenzione a non sollevare le spalle, tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Passo laterale in squat. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli.
Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, marcia con ginocchia alte più sforbiciate delle braccia. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti, tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, passo laterale più calcio posteriore. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno, le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, passo laterale più alzate frontali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su, tienile sempre basse e rilassate. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, passo laterale più alzate alternate. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso avanti a te. Non muovere il busto, tieni l'addome ben contratto per controllare l'oscillazione della schiena.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più sforbiciate delle braccia. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti. Tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio. Pugno alto più ginocchiata. Via. Se non ce la fai, dai solo il pugno verso l'alto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più slanci posteriori. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più calcio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo.
Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più croci. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte e pugno alto. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Squat più passo laterale.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, croci in piedi più passo laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, side step jack. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più rotazione delle braccia. Tre, due, uno, via! Fai attenzione a non sollevare le spalle. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Passo laterale in squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale.
non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, marcia con ginocchia alte più sforbiciate delle braccia. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti, tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, passo laterale più calcio posteriore. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno, le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, passo laterale più alzate frontali. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su, tienile sempre basse e rilassate. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio, passo laterale più alzate alternate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso avanti a te. Non muovere il busto, tieni l'addome ben contratto per controllare l'oscillazione della schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, passo laterale più sforbiciate delle braccia. 3,
2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti. Tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, pugno alto più ginocchiata. Via! Se non ce la fai, dai solo il pugno verso l'alto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più slanci posteriori. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più calcio. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e i glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più croci. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare e inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte e pugno alto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat più passo laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli.
Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, croci in piedi più passo laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. Via!
Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.